Non c'è nessuna relazione tra il prezzo di un prodotto e la sua efficacia. Quindi ci sono prodotti buonissimi a prezzi da supermercato, prodotti scadenti a prezzi altissimi, con tutte le variazioni in mezzo. Quello che però in realtà fa la differenza è il nostro cervello, nel senso che con un sistema un po' simile a quello che succede con l'effetto placebo dei farmaci, quando noi ci troviamo di fronte a un cosmetico che costa tanto, per noi quel cosmetico lì funziona meglio. A volte nelle creme, per esempio quelle più costose, ci mettono degli ingredienti molto costosi, tipo il caviale, il platino, che fa queste anche un cose po' schifo, qua. Diciamo. L'idea di il punto poi è capire, ok, ce l'hai messo, ma che cosa serve? Generalmente a niente, o comunque ne mettono talmente poco per cui insomma non va a fare nessun effetto. Senti, un'altra cosa che mi ha molto colpito del libro, insomma, sempre a proposito delle tecniche di marketing, che riguarda un prodotto, diciamo, di fascia bassa, è il sapone non sapone. L'ho comprato, sono andata a vedere gli ingredienti ed erano ingredienti qualsiasi che si trovano dentro ai saponi per le mani. L'hanno chiamato non sapone perché oggi l'avrete visto su tutti i prodotti, va molto il senza questo, senza parabeni, senza alluminio, senza solfati, senza tutto. C'è addirittura un deodorante che si chiama Zero e che dice di non avere sostanzialmente niente dentro. Poi vai a vedere gli ingredienti e dentro c'è tutto quello che ci deve essere. Il problema però è che si crea una sorta di alone negativo intorno a certi ingredienti o a certi prodotti, con il risultato che poi alla fine il marketing deve per forza far leva sulla paura per riuscire a vendere. Quindi adesso il non sapone, domani sarà il non sapone senza chissà che cos'altro, oppure il non sapone.